Umberta Torti ha condiviso su Facebook, 15 agosto alle ore 8:50. Da Diana a Ecate e da Maria, e le ferie di agosto, 2000 anni e passa, ma siamo ancora qui, stratificazioni culturali. Angela Bonadies, arte, filosofia, mitologia e psicologia. 13 agosto alle ore 19:57. Nemoralia, il Ferragosto pagano. Prima che il Ferragosto divenisse la celebrazione dell'Assunzione di Maria in cielo, era la festa di Diana un lungo rito dedicato alla dea che durava 3 giorni e cominciava proprio oggi, 13 agosto. Erano in Nemoralia, o festa delle torce. Fulcro della festa era il tempio di Diana sul lago di Nemi. Lì giungevano in processione da Roma le fedeli e le torce che recavano, riflettendosi durante la notte nelle acque del lago, creavano uno scenario meraviglioso in onore di Diana Lucifera, la portatrice di luce. Non stupisca questo attributo, la Diana arcaica era prima di tutto l'essenza della luce e con essa della vita. La radice stessa del nome la sia in Dius, ovvero della luce, ed infatti la dea era proprio la luce che filtra fra le foglie di un bosco di cui poi fu detta signora. Con il cristianesimo i suoi templi vennero distrutti, ma il culto sopravvisse pur mutando. Nell'alto medioevo fu sincretizzata con Ecate e vista come la signora delle streghe, protettrice dei parti e guaritrice dei malati. La Chiesa decise allora, non riuscendo a cancellarne il ricordo e i riti, di sovrapporle un'altra figura femminile, la Madonna. Stesso tempo delle celebrazioni, Ferragosto, ma anche l'Epifania, e stessi simboli, la falce di luna, il serpente, la verginità. Così Omero. Artemide. Dea dal fuso d'oro. Mai cedette all'amore. Artemide, così come la natura. Eritrosa. Foto. Copia romana del secondo secolo di Cidi, originale greco del IV secolo. Acquistare Artemide Diana a caccia.